faccio batte una, e tu stai fuori chissà dove, e giro il mutuo per la casa. Sono un poderoso scemo, ma ti amo per davvero, vero, ti va bene l'autonomia. L'amore, chi c'è, sei solo per me. L'amore, chi c'è, dove, chi c'è da stasera. Io sono il tuo amore, sei solo. Olè, olè! Buongiorno, benvenuti in Mezzogiorno in Famiglia. Tita da Bajur, stai benissimo. Veramente, chissà se si illumina. Complimenti. Va bene. Ma ad illuminare il nostro weekend ci sono le nostre due squadre meravigliose. Certo. Inizierei dalla squadra che ormai ha vinto. Presentare loro. Allora, sono latini come me. Sì. Vengono di Latina. Lazio Cori. Battuta. Buongiorno! Ma vogliamo vedere, dico, quanto è bello il mio gemello brizzolato, come vogliamo parlare, quanto è bello! Siamo l'anello di congiunzione fra George Clooney, ci siamo io e lui! Eccoci! Hai visto com'è? Amici, ma soprattutto amiche, vi ricordo che siete i veri protagonisti. Dentro c'entrano 32 fish. Hai capito? Quello è il tesoro, è il tesoro che stiamo cercando. E la caccia al tesoro è un'idea che stiamo maturando per ora, piano piano. Quindi il tesoro è dando il pulmino. Sempre meno di voi, voi siete il nostro tesoro. Grazie, siete meravigliosi. Brividi. Grazie. Io mi gonfio, vedi? Complimenti di prima mattina, sono bello. Ma non parlava di te. Mi ha capito. Per chi non mi ha capito, visto che tu sei laziale. Tutti. Ma perché mi parli in basso? Sono laziale perché vivo nel Lazio, perché sono anche perché vivi nel Lazio. Ma sono anche laziale. Presenta Cori e Roberta Cangeli, vai. Oh. Ma perché mi parla come se io non capissi? È romano. Sono io quello che vive in Italia. Roberta Cangeli da Cori. Ciao. Lupa la nostra squadra azzurra, ciao. Ciao. Scusate, da vocabolario c'è una definizione, guarda, c'è scritto qua. Ora che Silvia... Mai. No. Gemelle squinzato a voi, Laura e Silvia. Eccoci qui, ci vediamo dopo. Vai Milan Brusco. Stiamo aspettando la bottiglia ancora della scorsa settimana. Mi sa che la bottiglia finisce con le gemelle squizzate. Complimenti, grazie a Savignano sul Panaro. E ora il primo gioco, che è il gioco più temuto da tutti. Mai troppo tardi. Gabriele, sei pronto? Anche perché Pino Insegno ha la mala abitudine di venire sempre qua a tirarti delle orecchie, vedrai. Prima definizione per Cori. Leggo bene. La parte superiore con funzione decorativa. Vengo qui da voi, l'avrei risolta tranquillamente, ma voi continuate così. Dai Pino, fatelo dai. Per mia moglie, vi prego, che è del vostro paese. Che c'ha il suocero anche qua. Passiamo ecco, a Luca. Unico. Allora Gianmarco, seconda definizione. Vicolo stretto. Io non ti renderò più così tanto caruggio quando tornerai a Cori per i segni. Che ti lascerò se io dovessi sbagliare. Dai! Ultima domanda, Alice, sei pronta? Non ti preoccupare, tanto si allena a casa, la Civitilo e Pino Insegno ce la farà. Allora, terza definizione. Bastone con due serpenti intrecciati. È finita lì, a Cisterna c'è sta il liceo però? A Latina, tu non ho preso mai l'autobus, eh? Sempre purtroppo. No. Sei sempre arrivato dopo. Siamo stati salvati, allora c'è parità, attenzione. Parità, attenzione. E adesso sapete che cosa accade? Cosa? Il momento topico perché Insegno e Civitillo si dovranno scontrare in un'operazione matematica difficilissima che verrà giudicata solo da chi la farà in maniera esatta nel minor tempo. Santino, che è la prima volta che pedala in trasmissione, ma non solo, è un ciclista professionista, vero? Il momento è nostro. Hai ragione. Numero 3. Vediamo se hai scelto una canzone facile, maestro. Sicuramente sarà uscita una canzone degli anni 30. Ha chiamato? Che sì. Canzone Mica, è? Che vuole che canzone da me? Pensiero. La canzone è Pensiero Stupendo. Pensiero Stupendo. Sì. Tu? No. Io ho un pensiero stupendo. Quello di Manetti. Allora, Francesca, sei pronta? Io sono buonissimo, regalo. Pensiero. Pensiero.
pensiero. Dai a me, porta veloce, tu rimani tesoro. Là che devi lavorare. Sì, Pamela, Roberta Cangeri, eccola. Signora. Avanti, vai, scegliene tu, no, testa dai, o non testa. Lei. Voglio vedere. Gira quel naso di là che... Dai, telespettatori. E poi è successo, questo. Ma questo era il vestito. All'inizio era la manica della... Avevo tre anni. Era la manica del vestito di... Esatto. Di dai, lasciatelo. Mi sono ridotto così. Ma attenzione, non fatevi distrarre. Nei camerini mi hanno detto che non erano fidanzati. Ma lei è molto bella, è da corteggiare, mi raccomando, eh. Allora. Ma che significa? Chiamate la tele. Voi balleranno un valzer inglese. Cosa? No. Cosa? Alessio la corteggiava e lei gli piaceva. E voi dovete chiamare da telefono fisso, no, per te scherzi. Fatelo, sono stati no. bravi. Primo giorno, eh. Bravi, bravi. Prego, accomodatevi da quella grazie, parte. Da questa quella parte. Parte. Perfetto, grazie. Adesso sistemiamo tutto. Adesso sistemiamo tutto, aspetta. Allora, noi dobbiamo andare dall'altra parte. Sì. Lui è posizionato lì, ci siamo. E allora la domanda è: lui chi? No, buongiorno, qui non segno che volevo mandarci un grosso bacione. Un bacione anche a lei. Come si chiama? Grazie. Io sono Franca da Genova. Benissimo, bene, bene. 250 euro, signora. Vediamo se riusciamo a individuare. Non mi distrarre, devo presentare le categorie. Cori, la stessa categoria, guardate qua. Nomi femminili, capoluoghi di provincia, volatili, alberi e piante, cantanti, vestiti, tipi di vino. Lo so che vai a fare qualcosa, prego, friscia. Qual è la prima lettera? Quale sarà la prima lettera? Ce lo dice Arianna su questo applauso. Buongiorno Arianna. Buongiorno. Allora. La concorrente di Cori ha detto come nome femminile Romina. Capoluoghi di provincia, Rimini. No, sì, va bene. Non va bene? No. Magari, capito, chiedendo ancora, magari dicevano va bene. Quindi anche Rimini va cancellato? No, Rimini va benissimo, certo. Rimini va bene, alberi e piante, rose, sì, giusto. Cantanti Ron, benissimo. Vestiti niente, tipi di vino niente. 4-4, che Pino Insegno cambierà questo risultato. Vieni Pino, vieni. Eccoci qua. Andrews. Allora, Pino e Giovanna, tocca a voi ed Andrews. Naturalmente adesso vi dirà con quale lettera dovete giocare. La lettera S. S. Attenzione, concentratissimi. Siete scusa, 10. Mi togli una curiosità, ma le sai tutte perché sì. A forza di vedere tuo marito le fai a casa con José? No, io gioco, ho sempre giocato. Sempre, hai capito. Allora... Pino Insegno, attenzione, un enigma che io non ho mai capito. Nomi femminili, Sara, va bene. Capoluoghi di provincia, Savona, e va bene. Ci siamo. Volatili, Sandro. È un mio amico che non sai quanto salta. Cioè, ma la vuoi finire o no? È forte, ma non l'hai mai visto? Sandro non vola, tu non l'hai mai visto, Sandro. Allora, io pianto e niente. Cantanti, Santana, giusto? Sì. Vestiti sotto gonna, certo. Tipi di vino, attenzione qua, Sauvignon. Non so se si scrive così. Non si scrive così, ho purtroppo. Ho capito, ma che volete da me? Caprile dice, cosa mi scrive di vino? Dico, no, voglio un Sauvignon. Che dice? Il nostro regolamento però non dà il regolamento del ristorante. Ma non dà il regolamento del ristorante. Quindi, essendo scritto male, non può essere dato per la ringrazio, va bene, Sandro, Sauvignon, niente. Sandro e Sauvignon. Niente. Sandro che si embriaca non va bene. Hanno perso. Quattro, è proprio in famiglia questa giornata, arbitro. È in famiglia. Capire D'Annunzio, ma ovviamente fuori tempo, non è stato neanche detto. Giulia, bravissima, 9 nomi e cognomi, ottimo risultato. Andiamo. È dura fare 9 o più di 9. Chi gioca per Cori, Andrea? Ricorda tutti i nomi e cognomi. Vediamo. Quello che ognuno pensa solo a se stesso. Andiamo, regia anche in diretta dallo studio. Vai Sergio, se ne va. E possiamo andare a verificare le biciclette. Io glielo dico sempre, lui si arrabbia. Allora. Caduto il peso, eh. Allora, pronta Costanza? Prima domanda. Emilia Romagna parliamo, eh? Ora, la valigia. La numero 9. Bravissima Costanza, stiamo andando bene. Speriamo. Continuiamo così, eh? Seconda domanda, domanda sui dialetti, Costanza. Cos'è in dialetto emiliano uissima? E allora Costanza, pesano tanto, speriamo, che, eh? Che valgono tanto. Che valgono tanto, brava. Terza domanda.
In quale città ci troviamo se stiamo guardando uno spettacolo al Teatro Petruzzelli? Quarto teatro italiano per dimensioni, Pino Insegno! Da ultima, mi raccomando Costanza, concentrazione. Con quale nome è conosciuto il campanile di Santa Maria del Fiore? Il campanile di Giotto è uno dei monumenti più visitati del capoluogo che ha scelto Costanza, cortesia del condominio. 5 chili! Siamo 15 chili! Sì, li possiamo sommare. 30! Oh mamma mia, 40! 50, qui deve esserci almeno 20! 5, niente da fare! Claro. Bravi, bravi, venga dottore, venga! Allora, punto! Grazie, grazie Marcello, grazie! Perfetto! Ciao, a dopo! Andiamo a verificare, perché adesso scopriremo a chi viene aggiudicato il punto. 4-5, non questo, Pino! Allora, diamo il punto, diamo il punto! Vediamo che ci racconta! Oggi a pranzo tutti insieme, sì, mi okay, raccomando. Okay. Ah, io non posso, sì, ragazzi. Veramente? Non puoi venire a pranzo con ma noi? Che peccato. Mamma mia. Oh no, ma è un peccato. Mi libero, dai, davvero, mi libero, mi libero. No, non ti liberare, no, perché vanno mandati. Ma vieni, non vieni. Non vieni. Allora, due birilli sono i vostri o no? Ma lui Dottina becca bene qua. Cioè, che problema ha? Volete smettere? Ma può fare ciò che vuole. Salite, salite. Tu tira all'inizio. Sempre lui. Sono sei, È stanco. Sale il tutti da dove capita all'inizio. Mi raccomando. Va tutto bene, ok? Sei più forte. Voglio, voglio. Sì. Pare. Bisogna saper perdere. Vai, Roberta. Punto, domani punto di vantaggio Savignano sul Panaro. Gemelle squizzato. Siete contente? Cazzo, no, domani. Non ci resta che salutarvi in allegria cantando. Allora.